Grazie Seba. Cosa dire su di me? Relativamente a questo talk, io sono un elettronico e faccio cose elettroniche. Ho una società che si chiama Cartender, che si occupa di sistemi di ricarica per veicoli elettrici. Abbiamo sviluppato il nostro prodotto e lo stiamo producendo e vendendo. Niente, siccome siamo qui e vedo tanti makers curiosi, volevo parlarvi un po' di come si fa a fare i PCB, a fare le cose elettroniche, grazie ai nuovi servizi che sono spuntati in questi ultimi mesi. Questo talk è sponsorizzato da GLC PCB. Se vi piace, cliccate, iscriviti e abilitate le notifiche. E, no, brevemente disimpara a saldare grazie ai cinesi, perché è uscito appunto questo servizio che all'inizio, qualche anno fa, cominciava offrendo la realizzazione di PCB a prezzi molto base, molto bassi, e di recente, da penso 2-3 mesi, ha cominciato anche a offrire un servizio di assemblaggio. Anche questo è estremamente competitivo per piccole serie, quindi 10, 20, 30 pezzi. Penso il limite sia 20 pezzi o 50, vabbè. Cos'è un PCB? Un PCB è un circuito elettronico, quindi partiamo dalle basi. Un PCB è una base di fibra di vetro dove viene depositato del rame, rame nudo, dove vengono incise delle tracce che collegano fra di loro i vari componenti, che sono per esempio questi, e sopra a questo rame viene poi depositato un layer di uno strato di solder mask, che in questo caso è blu, per isolare il rame che altrimenti sarebbe scoperto, tranne nei posti dove vanno saldati i componenti. Quindi qua dentro vediamo per esempio la saldatura di questo interruttore, che eccolo qua, è stato montato su questo circuito. Questo circuito è un circuito molto semplice. Allora vediamo se riusciamo in 20 minuti a fare un PCB e a ordinarlo grazie a questo nuovo servizio. Allora, qui ho aperto Eagle, vediamo se riusciamo a condividere. Ok. Qui abbiamo il nostro fedele Eagle, purtroppo non uso KiCad perché non ho né tempo né voglia di impararlo ancora, non mettermici, prometto che è nella mia to-do list, prima o poi lo farò. Cosa si può fare con un PCB? Oltre ai circuiti, in realtà questa è una cosa molto interessante anche per i maker in generale, perché un PCB è appunto un oggetto rigido, una lamiera rigida, che può essere tagliato di forme, di qualsiasi forma, anche molto precisa, ed è molto robusto, quindi non solo per fare circuiti elettronici, ma anche per molte altre cose che potete inventarvi. Vi faccio vedere solo un esempio di questo, anche se in realtà è comunque un circuito elettronico. Allora, per esempio, questo qui, vedete che ha questa forma strana, la parte nera che vedete scura rispetto a quella grigia è la forma che avrà il PCB finale. Questo è un holder, un adattatore per una telecamera termica tipo questa. Questa qua è una telecamera termica che va collegata sotto al telefono. Purtroppo non ce l'ho qui perché l'ho lasciato in ufficio, cerco di spiegarvelo al meglio. Questa è una telecamera termica che va attaccata sotto al telefono con questo connettore micro USB. Nel mio caso però io ho un USB-C, quindi devo mettere la telecamera, l'adattatore da USB micro, USB-C, e poi entrare nel telefono rischiando di rompere i connettori ogni volta che toccavo la telecamera. Questo si è inventato questo sistema un po' macchinoso con due adattatori, ma perché non costruircelo in casa? Quindi qui abbiamo un connettore USB, micro USB femmina per la telecamera, che avrà poi, che verrà alloggiata poi qua sotto. Qui ho messo due scansetti per mettersi delle fascette per fissare meglio la telecamera, e qui un altro connettore micro USB
che poi posso usare per un cavo da attaccare al PC oppure al telefono con un adattatore da USB a micro USB. E questo qua è appunto un supporto meccanico, qua ho fatto anche un buchino per una vite eventualmente per appenderla, non so, a una molletta o a una ventosa. La precisione è molto alta, quindi andiamo alle fresature di decimo di millimetro, quindi veramente si può fare molte cose interessanti e creative. Tra l'altro qua possiamo lasciare il ragno scoperto, per esempio, e saldare due schede creando strutture anche tridimensionali, quindi posso saldare due schede per esempio così in modo da creare qualcosa di tridimensionale, potete dare spazio alla vostra fantasia. E la connessione fra questi oggetti è molto semplice, basta solo saldare, anche saldare è molto semplice se venite all'estero per insieme. Allora, qui vediamo un altro PCB, per esempio questa è la SMD Challenge, che è una gara fra chi è più bravo a saldare, nel senso, mi ha fornito questo PCB con tutti quanti questi componenti qui, e chi riesce a saldare questo oggetto nel minor tempo possibile vince. Sembra abbastanza grande, ma questo circuito in totale è grande circa come una moneta da 2 euro. Questo qua è uno slot per una batteria CR2016, giusto per avere delle dimensioni, e questo è il componente più piccolo da saldare, che dovrebbe essere... circa mezzo millimetro di dimensione. Questo potete immaginare che è abbastanza difficile, però fortunatamente ci vengono in aiuto i nostri amici cinesi. Allora, per farvi vedere un po' il processo di come si svolge tutto ciò, ho pensato di recuperare questo progetto, che è il progetto appunto della spilla che vi ho appena fatto vedere, e portarlo nel nuovo millennio. Quindi questo qui era un progetto che avevamo fatto nel 2018, io e Sebastiano, ed era un po' anche un mini tutorial su come saldare. Quindi, come vedete, abbiamo dei componenti, abbiamo tanti buchini per infilare i componenti, si chiamano componenti through-hole, vuol dire che hanno delle gambette che possiamo infilare in questi fori e poi andare a saldare dalla parte opposta. Al contrario dell'SMD, che sono quelli che abbiamo visto nel PCB precedente, dove i componenti vanno appoggiati sul PCB e saldati. Convenzionalmente il processo industriale è avere il PCB vergine, sopra c'è una maschera, viene applicata una maschera di acciaio forata dove va depositato lo stagno, viene spatolata uno strato di una pasta stagnante con dei microgrammi di stagno e di flussante, e lo stagno resta depositato solo sui pad che vanno saldati. Poi il PCB passa attraverso una macchina che si chiama pick and place, che prende i componenti e li piazza nei posti dove vanno, e poi va in un forno dove lo stagno che è stato depositato, la pasta di stagno che è stata depositata nei vari pad, si scioglie e va a saldare il componente. Quindi convertiamo, visto che questo servizio ci permette di saldare solo componenti SMD, convertiamo questo PCB per usare componenti SMD. Brevemente, come... facciamo anche un piccolo excursus su come si usa Eagle. Questo è lo schematico del PCB. Vediamo che c'è la batteria collegata a un interruttore in serie a 5 LED con la loro bella resistenza di limitazione, e basta, c'è il portabatterie. Questi qui penso siano per il gancio da appendersi al collo. Quindi la batteria, il portabatteria lascerei quello che c'è già, andrei a sostituire solo i LED e le resistenze.
Beh, potremmo anche eliminarli. Eliminiamo questa resistenza e andiamo ad aggiungere un componente con questo. Io uso le librerie in genere bspark fun, però vediamo. Led. Scegliamo un bel led SMD, questa libreria da fruit. Andiamo con un 1206, che significa 12 decimi di pollice per 0,6 decimi di pollice, mi sembra. E andiamo a piazzarlo qui, vedete che si collega già automaticamente al segnale di massa di negativo della batteria. Poi andiamo ad aggiungere una resistenza invece dalla libreria RCL. O qui. Resistenza 0,8, 0,5 sempre. E la piazziamo qua. Ok, ho fatto i collegamenti anche della resistenza. Andiamo sul PCB e vediamo che è sparito un LED ed è stato sostituito da questi due componenti qui. Gli altri non farò la stessa cosa, ma andrò a rimpiazzarli semplicemente in modo che restino in quella posizione. Quindi replace 0805, tac, 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 tac. Sono la stessa cosa per il LED. Torniamo a recuperare quello di prima. ...1206... 1, 2, 3, 4... Ci ha cambiato la resistenza, non ci ha cambiato i LED, come mai? Non ho cliccato sul... ok, non avevo cliccato sul centro del LED, quindi... 1, 2, 3, 4... E infatti adesso li ha cambiati. Ok, li ha messi sul layer posteriore. Vediamo, abbiamo ancora 13 minuti. Ok, dovremmo riuscirci. Li spostiamo sul layer sopra, perché abbiamo ovviamente due layer, uno sopra e uno sotto. Quindi la parte sopra e la parte sotto del PCB. In realtà potremmo avere anche dei layer interni, ma in questo caso restiamo sulle cose semplici. Ok, questo è dietro o davanti della spilla? In realtà forse era giusto come la prima. Sì, controzzettiamo tutto. Ok, e andiamo a rimettere su anche il LED rimanente, dove dovrebbe andare. Eccolo qua, e rifacciamo i collegamenti. Ho poco tempo, quindi andiamo a vedere cosa ci consiglia l'autorouter. L'autorouter non ha fatto niente, perché che così il brutto della diretta. Va bene, facciamole velocemente. Tac, bottom, colleghiamo questa per uno, aumentiamo lo spessore del filo. Questi sono tutti i collegamenti. Ah, che brutta roba. Vabbè, non si può leggere le cose, quindi facciamo una roba molto schifosa, anche se mi vergogno di me stesso in questo momento, ma abbiamo poco tempo, quindi ok, questa qui e questa qui. Ta-da! Fatto. Abbiamo questo e infine il positivo. E va qui e questo con questo, quindi il positivo della batteria va all'interruttore, l'uscita dell'interruttore va
a tutti i comuni della resistenza, quindi a questa. Le resistenze dall'altro lato va a tutti i singoli LED e l'altro lato del LED va a ground. Perché non li collego? Perché sono collegati già tutti insieme. Facciamo un flipboard, questo è davanti, sono già collegati tutti quanti insieme dal piano di massa. Infatti se io faccio Rat's Nest, vedete che il ground è già collegato a tutti gli altri ground. Questo ci arriva, sì, perché fa il giro di qua e arriva al ground della batteria, che è questo. Ok. Bene, abbiamo finito il nostro PCB. Ah, manca una cosa fondamentale. Top. Andiamo a modificare l'anno 2020. Ecco fatto il nostro PCB. Ora, salviamo. Per far produrre un PCB cosa serve? Dobbiamo fare un generare un Gerber. E si usa un CAN processor, che è questo programmino che ci genera tutta una serie di file. Si genera un file per il rame della prima superficie. Qua sento messaggi che arrivano, magari sono... mi state dicendo che non va niente. Se ho problemi con il frigo, ok. Quindi questo è il top copper, quindi il rame che verrà depositato sulla superficie top. Questo è il bottom copper, quindi la parte dove vanno installati tutti quanti i LED, il profilo, la solder mask, quindi dove vanno, dove sarà aperto, dove ci sarà l'apertura, dove non sarà depositato il blu in questo caso, il bottom e il silk screen top e il bottom. Ok, sono rimasti i nomi, di solito li cancello, sì, prima li avevo cancellati, li lasciamo lì perché va bene così. Esportiamo lo zip, quindi lo possiamo salvare con un process job, scegliamo dove salvarlo, spillesk 18, salva. Ok, ci teniamo la cartella qui, e poi facciamo, ci mancano due cose, ci manca... le istruzioni per la macchina su dove piazzare i componenti, quindi facciamo export, file export mount smd, mount top e mount bottom, e ci manca la BOM, che è la lista dei componenti. Quindi andiamo sullo schematico, facciamo export BOM. Solo 10 minuti, ok, ce la possiamo fare. Raggruppiamo per valori, quindi abbiamo batteria, switch, test pad, i LED e le resistenze. Saliamo come CSV, save, e lo salviamo sempre qui. Ora io mi sono fatto un programmino in C Sharp per prepararmi questi file, ma in realtà non fa altro che spostare, che mettere in ordine le colonne del CSV. Poi GLCD, vediamo come fare. Vediamo un attimo come ha bisogno di dati. Ok. Quindi prendiamo board, no, prendiamo, dove sono i file che abbiamo generato? Mount top, mount bottom e CSV. E mi ha generato la bomba in place. Ok, andiamo su GLC. Questo qua è il sito di cui vi parlavo, glcpcb.com. Ormai non sono dentro. Ok. Facciamo il login con il mio personale. Ed eccoci qua. Allora, code now. E per avere un preventivo dobbiamo caricare spillesk, il nostro file zip con i Gerber e le varie cose. Qui vediamo due layer, potrebbero essere 4 o 6 per i layer interni oppure uno. Le dimensioni, la quantità, potete farne un bel po'. Quanti design diversi, vabbè, non ci interessa. Lo spessore del PCB, che può andare da 0,4 a 2 mm, lo standard è 1,6. Intanto vedete che qua c'è già renderizzato come sarà il nostro PCB una volta prodotto.
Ok, il colore del PCB, per l'assemblaggio si può fare solo in verde, quindi qua siamo costretti a restare sul verde. La finitura della superficie, che può essere fatta con LED free, ma non ci interessa, a noi piace il piombo, almeno in questi prototipi. E qui possiamo editare l'SMD Assembly. Quindi accendiamo questa spunta, gli diciamo che vogliamo assemblare, può assemblare solo un lato, quindi possiamo assemblare solo il lato inferiore, dove vedete che ci sono i LED delle resistenze, possiamo farne 5 oppure solo 2, o potevamo produrne anche una decina. Ok, conferma. Ecco, c'era un'opzione Add Tooling Holes. Praticamente la macchina, che la pick and place che va a montare i componenti, qua trascino il MOM e il CSU e il place, la macchina che va a trascinare che va a installare i componenti ha bisogno dei fori per riferimento. Io ho lasciato che se li creasse JLCCB. Allora, qua fa un po' schifo, perché mi viene fuori questa cosa qua? Siamo tutti in diretta, quindi non ho provato a fare niente in anticipo, perché non ho dato un valore alle cose, Quindi allora vi faccio vedere brevemente anche come si aspetta i file. Allora, il place non va proprio neanche, comunque vedete il tipo del nome del componente che avete dato al PCB, sul PCB, dove va il centro X e Y, su che layer è installato e come viene ruotato. Mentre quello che a noi interessa, che ha avuto il problema, è la BOM, ok? Perché non c'è un value qua, quindi lo mettiamo red e 100 ohm. In realtà dovevo metterli, non sei, in realtà dovevo metterli sul su Eagle, ma non ci ho pensato. Red. Salva, lo rimettiamo, vediamo se li prende. Ah sì, che l'ho preso. Che cacchio. Ok, next. Ok, 100 ohm, vedete qua già automaticamente mi ha scelto una resistenza da 100 ohm a 0805 come quella che ha piazzato, e qua vuole un LED red, dice no selected perché non l'ha trovato, ne cerchiamo un LED red, tra tutti i componenti che può installare, che possono installarci loro, e li trovate SMT Parts Library, quindi qua potete vedere tutta quanta la lista di componenti che possono assemblarli, perché ovviamente non possono assemblare tutti i componenti del mondo, ma ci sono tutti più comuni. 0805, mettiamogli anche 1206, basic parts only perché sono gratis. Bene, mi tocca 1210, che palle. Vabbè, mettiamo 0805 su un footprint 1206, dovrebbe starci lo stesso. Prendiamo questi a caso che sono, non so neanche che colore sono, vediamo. Questi sono yellow, mi piace yellow, giallo e verde. E vedete che il select è in grigetto perché vede che il footprint è diverso, ma posso fare il select lo stesso. Poi faccio next. Mi dice dove li ha messi. Ecco, vedete che i LED sono girati di 90 gradi. Quindi dovrò andare sul mio... In realtà già se lo mando così dovrebbero farlo lo stesso, perché ci sono i cinesini che li controllano prima di farli, però sono sempre stato scrupoloso e li ho sempre rigirati correttamente come se li aspettavano. Quindi rotation, mi aspetto qui un 90 gradi per tutti i LED. Vediamo. Torniamo indietro. Ricarichiamo il CSU. Next. Failed. Molto bene. Cosa hai combinato?
aspetta, ho caricato quello sbagliato. Next, no, non gli piace. Questo è interessante. Non gli piace perché l'ha salvato male. Open Office Calc. Quindi vediamo se sì, ciao. Va bene, comunque una volta fatto ciò, rifacciamo questo brevemente, facciamo l'ordine lo stesso. Ah, bene, si è chiuso anche questo. Il bello della diretta. Ah, no. Perché è aperto da questo, giustamente. Gli iscritti, sì. Andiamo a ricaricarci il place, next e next. Bene, qui è sbagliato, mi manderanno una mail domani, mi diranno o te l'abbiamo corretto oppure pirla, correggilo. Save to cart, come potete vedere abbiamo realizzato il nostro PCB per $11.15 più la spedizione, assemblato e è già montato, quindi viva la pigrizia. In quante copie? 5 copie. E fine.